Buongiorno cari amici, bentornati sul canale di Madame Crochet. Allora, guardate che bottino che ho qui in questa borsa e oggi volevo farvi vedere il mio tesoro, come diceva quel famoso personaggio del Signore degli Anelli, che era il cattivo, ma in realtà a me stava simpatico. Allora, io sono andata l'altro giorno a casa della mia mamma a pranzo e sono tornata a casa con questa borsa piena di cose interessanti. E adesso, così, in un video veloce, vi faccio vedere che cosa mi ha regalato. Avevo annunciato nel video il mio uncinetto, nel video tag, che avrei voluto dedicarmi un po' al filè. Ed ecco qui, guardate, questa enciclopedia cade proprio giusta, come il cacio sui maccheroni, come si dice, no? Allora, questa, vedete, è una vecchia enciclopedia, il prezzo è, come potete vedere, ancora in lire, della Fabbri Editori, un lieve tocco di poesia. Sì, c'è scritto qui. Gli album del filè. Allora, questi sono degli album che mia madre ha raccolto in tanti anni. Vediamo se riesco a farvelo vedere senza distruggere la videocamera. E all'interno ci sono queste cose raccolti, tutti questi fascicoli bellissimi di lavori all'uncinetto e a filè. Vedete, guardate questo che bello, è bellissimo, infatti credo che lo farò. E vedete, ci sono cose vecchissime, guardate questo giornale, sembra veramente un pezzo di antiquariato. Guardate questi centrini proprio della nonna, quando la nonna riceveva. Questo non so. Ah, ecco qui, guardate, c'è la data. Supplemento di intimità del 12 gennaio 1973. Quindi io non ero ancora nata, per cui questo è veramente vecchio. Con tutte le descrizioni, guardate, non c'erano gli schemi, ma c'erano tutte queste descrizioni, descritte passaggio per passaggio, molto comodo, ma anche veramente da perderci gli occhi. I centrini di nonna Ada, nonna Clara, nonna Clelia. Beh, veramente questo è da tenere proprio per così, per testimonianza di giornali che adesso non fanno più. Poi qui abbiamo degli schemi, questi un po' più moderni. Punti gioiello. Questo è luglio-agosto 1993, quindi un po' più recente. E ci sono anche qui vari lavori a filè, anche qui questa bellissima farfalla, guardate che bella questa tovaglia con i bordi, con gli angoli a forma di farfalla, e l'ho vista su Pinterest e adesso ho capito da dove proviene questa lavorazione, questo disegno. Eccolo qui. Quindi, se volete, adesso ho lo schema, lo possiamo fare. Guardate anche questa tenda con le rondini, molto carina. E questo è del 1988. Poi lavori artistici all'uncinetto. Qui ci sono degli schemi bellissimi, guardate, molto chiari.
Asciugamani, guardate. Questo è. Beh, questo è abbastanza recente, è del 2009, quindi vedete, è un giornale di quelli che possiamo trovare anche adesso in edicola. Fa parte della di Mani di Fata. Questo invece è ancora abbastanza vecchio perché 7.000 lire, guardate, costava, quindi ancora in lire, con questi copriletti che chissà che se riusciremo mai a farne uno, non credo, insomma, ci vuole almeno per me un'intera vita per fare un copriletto simile. Sono bellissimi, sono veramente dei lavori stupendi, però purtroppo poco fattibili per quanto mi riguarda. Però guardate queste bordure, queste tendine, guardate che carine. Queste sono veramente carine, io adoro questo tipo di tendina. E sto pensando alla mia casetta in montagna di cui non vi ho ancora parlato, ma magari un giorno, se volete, se fate i bravi, ve ne parlerò. Ecco, e poi ci sono questi album che era l'enciclopedia da raccogliere con tutti i lavori a filè e gli schemi. Ah, qui ce n'è un altro, le tende. Costava 3.300 lire. Non si riesce neanche più a dire, a leggere i prezzi in lire. Eppure l'abbiamo fatto per tanti anni, l'abbiamo usata per tanti anni la nostra vecchia lira. Qui ci sono delle tende, anche qui guardate, bellissime tendine. E poi qui prosegue tutta la raccolta degli album della Fabbri Editori con le bordure per l'asciugamano. Guardate, qui c'è veramente, ma io credo che non, veramente non basti, ma 3 vite, 5 vite per fare tutte queste cose meravigliose. E devo dirvi che qui andiamo avanti, però non voglio farvi vedere tutto per il momento perché altrimenti verrebbe un video lungo 60 giorni. E anche perché questo album, questa raccolta che mi ha dato è solo una parte di quella che lei ha conservata in un cassetto, in un armadio. Mi ha tirato fuori molti altri album di uncinetto, tra cui anche uno veramente bello, vecchissimo, degli anni 70, e c'erano dei lavori, beh, era interessante da guardare la moda e come si lavorava allora, ma devo dire che ho visto anche dei top estivi molto carini da fare anche oggi, che sarebbero belli anche oggi, però ero in autobus e non sono riuscita a portare a casa tutta questa roba perché pesava veramente 2 quintali. Non sarei mai riuscita a portarmi a casa direttamente tutti quegli album e quindi ho rimandato alla prossima volta. Me li porterò a casa in varie tranche perché la mia mamma mi ha detto che me li regala tutti. Quindi sono contentissima, è veramente un bel bottino, un bellissimo, bellissimo regalo. Allora, oltre a questo, e adesso dovrò trovare il posto nel mio laboratorio per evitare di
fare confusione, visto che io sono particolarmente portata all'incasinamento della mia stanza, devo trovare dei posti, un posto dove mettere tutti questi album. Oltre agli album, mi ha regalato un sacco di gomitoli. Allora, proprio per fare il filè, per iniziare a fare le bordure, le tende, ecco tutti questi gomitoli di cotone. Guardate quanti, tutti dello stesso, di questo bellissimo color sabbia, colore cru. E questi erano tutti della mia nonna. La mia nonna purtroppo non c'è più e sono rimasti questi gomitoli che mia mamma non usa perché ha già i suoi e quindi li ha regalati a me. Poi mi ha regalato questo cotone un po' più spesso, vedete? Altri cotoni di altri colori, questo purtroppo ce n'è poco, questo carinissimo, rosa con rosa sfumato con il lurex. Anche questo è un bel rosa che va a sfumare in varie gradazioni. Poi abbiamo trovato in un sacchetto questi due gomitoli di lana celeste e rossa, e questi, vabbè, questi sono solo due, però magari per fare dei guanti. E poi altri avanzi di gomitoli. Qui non si può fare granché perché sono pochi grammi, però per fare, non so, le mattonelle Granny Square possono andare bene. E poi c'erano due manici di legno che probabilmente mia madre aveva acquistato per fare, credo, una borsa sicuramente. Non la fa più e quindi li ha dati a me, quindi abbiamo altri due manici per un nostro progetto futuro, per un'altra borsa. E poi ci sono altri gomitoli di altri colori e ecco, questo è il bottino che sono riuscita a portare a casa l'altro giorno. E là è rimasta tanta altra roba, ma la cosa più bella, oltre a questa meraviglia di gomitoli, soprattutto questo cotone così per lavorare le bordure, la cosa più bella sono quegli album. Gli album veramente è una raccolta veramente preziosa. Bene, per questo video è tutto, non è un video un po' così inutile, però volevo condividere con voi questo bel regalo e comunque penso che condividerò appunto sul canale tutte le belle lavorazioni e i bei progetti che riuscirò, spero, a fare grazie agli album e agli schemi che sono contenuti. Quindi aspettatevi tanti nuovi lavori, tante tende, tante bordure. Ebbene, ci vediamo al prossimo video, vi saluto e buone vacanze a tutti. Ciao!